del mondo. Uh, sono stesso che sono stato 20 anni fa, cinque anni fa, quando sono nato sono il figlio dei miei genitori e sono orgoglioso di quello che sono. Perché ho viaggiato tutta la mia vita in un certo modo. Uh, sono andato da casa con 13 anni, sono andato in Italia con 14-15 e uh, Ovunque, sempre dove sono andato, uh, ho trovato casa, quindi uh, non, non è il posto, ma è chi porti con te, per questo per me sempre uh, sarà ed è stato con la famiglia, quindi cittadino del mondo, perché uh, ho viaggiato il mondo e perché da, dall'Europa ho trovato casa in America, ma anche per adesso Verona. Italia e adesso Verona eh, è casa fondamentale direi, eh, dove ho fatto i primi passi di tutto e eh, dove pian piano sto tornando sempre di più. Eh, è stato un amore che eh, da bambino mi sono piaciuti tanti sport e tante tante avventure diciamo dello sport, uh, però mi ha colpito di più basket perché mi sono visto e ho respirato in campo dal da basket in un modo diverso. Uh, dopo basket è stata una mia scelta, uh, per quale dall'inizio ho avuto un grande supporto dai miei genitori, uh, quindi è stato fondamentale avere la famiglia che ti supporta in un, in un passo così importante. I primi giorni sono stati Uh, se quando ho visto il pallone di basket è stato un, uh, un rapporto speciale, diciamo, un rapporto, ecco, torniamo sempre all'amore al dal prima vista, quindi uh, mi ricordo come se fosse ieri. Mia mamma sempre, dice sempre che... Ho giocato tanto a basket eh, perché o saltavo, o facevo le cose varie perché ho fatto sempre le botte forti, quindi eh, già nello stomaco dice che ho cominciato a tirare eh, questo pallone da pallacanestro. Vado un po' indietro quando avevo due anni i miei si sono separati, eh, eh, ho avuto la possibilità di crescere con eh, il marito di mia mamma che mio fratello, mio grande fratello, mio papà c'è tutto, quando è arrivato lui, ne avevo sei anni, è arrivato anche il discorso del sogno. Mi ha visto giocare pallacanestro un paio di volte da bambino. E lì ho cominciato a capire che tutto può succedere nella, nella vita. E come ho avuto una come anche la mia mamma che è una grande giocatrice di pallavolo dai tempi di ex-Yugoslavia. Eh, sono, ho avuto la possibilità di crescere in una famiglia di, degli atleti, eh, quindi, quando, quando hai qualcuno dietro di te che ha già fatto, ha provato a fare una strada eh, simile, ti fanno capire che i sogni si possono realizzare. Quindi, grazie a loro, ho capito che è tutto quello che volevo fare, ma anche grazie a loro perché mi hanno dato la possibilità e hanno fatto tutto per me per aprire la strada al, eh, il, al più breve e più bel modo possibile. Il mio sogno? Allora avevo sempre eh, un, un sogno enorme che era andare a giocare con i Lakers da, da uno di 11-12 anni che quando lo guardano dicono questo è pazzo però non era un sogno completo, il sogno era andare a L.A. e vincere con i Lakers questo è stato un sogno eh, quando mi hanno scelto Uh, ho realizzato questo sogno, avevo 19-20 anni, però non ero completamente soddisfatto perché sapevo che solo metà del sogno non va bene. Uh, quindi, ho lavorato, ho lavorato ancora di più di quello che ho fatto prima, anche se sono sempre un maniaco del lavoro uh, quando si tratta del basket. Quando abbiamo vinto ho realizzato questo sogno, quindi il sogno era andare a LA e vincere con i Lakers e il secondo sogno era aprire una cantina con, con i miei, quindi si sono realizzati, ma dopo che ho vinto, dopo che abbiamo aperto, adesso ho gli, gli altri sogni, dopo quando ho vinto il primo ho detto eh, però si potrebbe vincere un altro, abbiamo vinto un altro e adesso ovunque vado il sogno è di fare il massimo. È così la vita: uh, la vita gira, ma non, non dare niente per scontato. Quando ci metti dentro, quanto lavoro fai, quanto anche se non ti guardano, anche se li fai da solo, anche se non hai la luce nella palestra, non so, anche se devi andare al lavoro e, o a scuola che non, non hai qualcosa, cioè, se ci credi e se hai una voglia, una volontà, eh, un desiderio che lo possiamo anche chiamare sogno di dove vuoi arrivare, eh, tutto è possibile. Cioè, Sta parlando un ragazzo che è nato in un paese che non esiste più, eh, e sono andato da lì a lei, adesso ritornando eh, in Italia, quindi se posso dare un consiglio di lavorare durissimo, forte, perché più si, più si lavora, più si migliora. Non smettere mai 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 di, di sognare, però per i sogni bisogna anche lavorare. La, la cosa principale è il sostegno che è attorno a te, è l'appoggio che ti crei durante questo percorso, perché ogni percorso adesso c'è cioè il mio percorso ad alcuni sembra oh, che figata, scusate, ma. No, cioè il percorso va così, il percorso è difficile, ci sono tantissimi ostacoli che devi, eh, che devi, che devi vincere, che devi saper sbattere contro le porte aperte e chiuse, eh, cioè devi, devi sapere che no, anche se, se, se hai tutto quello che devi avere, ci sono dopo vari infortuni, ci sono, cioè, per amor di Dio... Finché hai dietro di te e con te, e io ho avuto la mia famiglia ed è stato fondamentale per me, in mio caso, uh, potrebbe anche essere gli amici o qualsiasi cosa, uh, devi sempre sapere che non sarà facile perché ogni sogno, cioè non è sogno adesso di bere un bicchiere di acqua, potrebbe essere, però devi avere sogni che tu puoi realizzare con appoggio e con aiuto di, di tuo eh, sostegno che, che ti sta attorno. Sono stato a New York eh, al, al draft eh, eh, anzi primo anno, dovevo andare anno prima, però ho detto di no. Eh, volevo ritornare a Udine a giocare ancora un anno. E dopo, quando sono, sono stato scelto da, dai Lakers, ero lì e eh, c'ero con eh, mio papà e la gente, stavamo parlando e c'erano parecchie squadre che mi volevano prima, però <ride> ho detto no, non, non ci siamo proprio. Quindi sapevo, però finché non ti chiamano è stato difficile. Eh, il momento in cui mi ha chiamato è... David Stern ha detto il mio nome e tutto il mondo e il sorriso più bello che potevo avere è arrivato nel momento giusto, quindi questo sogno è cominciato ad essere realtà. Tutto quello che vedevo è il percorso che ho fatto fino a 20 anni, tutti i posti e famiglia, tutti quelli che mi stavano dietro, che mi hanno dato una mano, perché questo non si dimentica mai. Uh, è stato il giorno più bello del mondo in questo momento. Nella stagione di rookie, uh, ultima partita, abbiamo giocato contro il Golden State e come sono sempre stato il primo a portare squadra fuori uh, ho fatto anche questa ultima partita. Sono stato caricatissimo perché dovevo iniziare la partita contento. Vado fuori un sprint enorme dagli spogliatoi a metà campo per salutare i tifosi e tutto come abbiamo sempre fatto uh, e mi giro attorno non c'era nessuno quindi ho guardato non ci potevo credere c'erano dentro il tunnel a ridere come pazzi eh, mi volevano fare uno scherzo per uh, salutare e chiudere una stagione che è stata così così quindi uh, questa è una, una cosa che, uh, che mi ricordo perché è stata fatta veramente da tutti i compagni Ognuno, ognuno di noi ha diversi, diversi sogni, diversi obiettivi eh, nella vita. Per me vincere un anello NBA, eh, cosa vuol dire? È, è il massimo, eh, è il massimo che puoi fare fino a questo momento. Uh, quando abbiamo vinto, anzi ti dico questo, prima di vincere devi perdere in un certo modo. E questo abbiamo sentito noi il primo anno che abbiamo perso. Uh, dopo, abbiamo vinto, però il secondo era più bello di tutti. Uh, perché abbiamo, abbiamo vinto contro la squadra che ci ha battuto, e quando arrivi al massimo, massimo uh, per, una, uh, per una rivincita, è sempre più bello. E quando realizzi questo sogno, quando vieni dove hai sempre sognato, è bello. Cioè, ti fermi per un secondo, festeggi, dopo. Il giorno dopo ancora non ci credi, un paio di giorni dopo non ci credi, però se, 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 se hai voglia ancora lo vuoi rivivere, vuoi farlo succedere un'altra volta, vuoi, vuoi fare di tutto perché adesso ormai sai cosa hai fatto, dove hai sbagliato e puoi eliminare un pochino di questi uh, uh, errori. Uh, però quando vince il secondo vuoi vincere ancora qualcosa, quindi questo è quando, quando hai la, la mente un po' così uh, non, non smetti mai di sognare o di, di, di vincere. Uh, grande fratello, cioè che dire, dal primo giorno che ci siamo capiti uh, e abbiamo anche parlato l'italiano, so che in Italia tutti, eh, è piaciuto a tutti. Uh, però è una cosa, è un alieno lui, eh? cioè, è veramente un alieno. Però lo ringrazio perché ha rubato tantissimi minuti da me quando abbiamo giocato insieme. È vero che abbiamo giocato gli ultimi minuti insieme, però grazie perché adesso, grazie a Kobe, ho le gambe fresche da un ventenne. Quindi mi ha prolungato la carriera. E vecchio, ci vediamo. Ce ne sono troppe, ogni partita, ogni, eh, ogni anno ha, 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 il suo, ha il suo percorso, però una partita che se posso sottolineare è stata la partita contro Boston Celtics, gara 7, i tiri liberi, perché quei tiri liberi mi hanno lanciato e dato una stampa eh, negli Stati Uniti ma anche nel mondo. Uh, di uno che non si tira indietro, quindi questa è stata una delle partite e poi vincere contro il Boston che ci hanno battuto due anni prima è stato molto molto speciale. Da machine sono stati uh, Sturlens e Joel Myers che erano i nostri telecronisti, uh, ma anche i miei compagni di squadra mi hanno cominciato a chiamare così e dopo pian piano tutti però i primi due sono stati i teleconnessi dei Lakers eh, che dopo una partita che Phil mi ha messo dentro si è cambiata completamente ho fatto difesa, attacco tutto e eh, hanno detto oh, però sappiamo tutti chi è Zen Master eh, per me è uno che che mi ha dato tantissimo e che mi sta ancora dando tanto, è un mio mentor, una persona eccezionale, anche se quando ho giocato per lui c'era un amore, odio, relazione tra di noi, però dopo anni che non ho giocato più per lui e dopo anni che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, siamo... ho capito tante cose, quindi negli ultimi 5, 6, 7 anni, è veramente il mio appoggio eh, ed è una persona eccezionale infatti prima di venire a Verona in questo periodo di un paio di mesi quando sono arrivate certe offerte le cose ho sempre parlato con lui eh, eh, per Verona devo dire la verità che ha detto che, che avrebbe fatto la stessa cosa eh, che ho accettato una sfida importante che ha detto che ho fatto molto bene di non accettare le altre, quindi eh, mi ha dato green light eh, di venire a Verona ed è stato molto contento. Spero di poterlo portare, portare qua, però sarà difficile perché lui fra un mese va a Montana e sta, sta lì tutta le estate. Però gli vorrei portare qualcosa da Verona. È molto speciale quando vieni in una città e quando la società, la gente, tutti ti eh, raccolgono e ti, ti, ti danno un benvenuto eh, particolare. Eh, quindi, dal primo giorno mi sono sentito a casa e, come ho detto eh, pochi giorni fa, è stato un amore, forse a prima vista, perché c'era bisogno da tutte e entrambe le parti. Quindi, eh, mi trovo benissimo. E sono, è una settimana adesso che sono qua e non vedo l'ora di continuare questo percorso con compagni di squadra che sono eccezionali. Eh, è, un, è una grandissima fortuna anche quando vieni in un gruppo di ragazzi eh, con coach, con leader, con tutti che, che hanno voglia di lavorare e di vincere nel modo giusto. Eh, quindi questa è una cosa fondamentale. Mi trovo, mi diverto, eh, ogni allenamento è non vedo l'ora di fare l'altro allenamento stasera. Fine partita a Ferrara, eh, è stata una partita particolare, cioè è stata una partita con tanti alti e bassi, eh, però lì abbiamo visto la voglia della nostra squadra, abbiamo visto la voglia dei nostri tifosi che... Secondo me senza i tifosi no, non importa quanto forte sei o quanto forte è la squadra, non ci siamo proprio. Eh, loro ci hanno sostenuto anche in gioco, c'erano lì tutto il tempo eh, e dopo quando abbiamo vinto vedere tutti i ragazzi, tutta la squadra, eh, stracontenta. Cioè veramente abbiamo fatto, respirato e sentito la partita come una persona, è stato bellissimo, anche se mi hanno dato un po' di botte al eh, mezzacampo è stato interessante. Uh, no, si fa, si fa così, quindi mi hanno dato un bel benvenuto, diciamo, in campo. Uh, siamo nel posto che mi piace di più per adesso, siamo dove deve piacere di più. Qual è il posto che mi piace di più a Verona? Difficile perché ogni giorno uh, c'è qualcosa di nuovo. Uh, e la gente che mi ha raccolto e che mi ha dato il benvenuto, come ho detto prima, uh, è, è fondamentale. Dopo difficile prendere un posto e creare il tuo, anche se nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, uh, di, sicuro, di, di sicuro lo farò. Uh, bisogna trovare il caffè migliore, bisogna trovare la pizza migliore, bisogna trovare tutto il migliore per i gusti che, che abbiamo noi, quindi non vedo l'ora di scoprire tutto, però uh, c'è Zanus che mi aiuta tantissimo, e anche compagni di squadra, uh, quindi sarò una breve guida turistica a Verona. È fondamentale avere i nostri tifosi come nostro sesto uomo. Uh, abbiamo poche partite rimaste a casa di regular season e eh, che un passo alla volta ci divertiamo. Uh, venite e fate vedere a tutta Italia che siete sesto uomo, vero? Il hashtag che accompagna ogni mio social. Uh, allora, è una cosa nata negli ultimi anni Uh, c'è vuol dire nella, nella nostra lingua, ex lingua, uh, qualcuno da sopra vede tutto, uh, che vuol dire che uh, non si dice chi non si dice cosa, c'è qualcuno da sopra che vede tutto e vuol dire che uh, anche quando fai le cose per uh, fare un sprint invece di un maratona o fai le cose, uh, un po' da pirla o come le vuoi chiamare, eh, si vede, eh, e, e karma ritorna, andiamo sul discorso che tutto ritorna. Eh, per questo eh, la cosa fondamentale è essere onesti con se stessi, avere possibilità di guardare nello specchio e eh, avere la conversazione con te stesso che hai fatto bene e che non hai niente da nascondere. Quindi una volta quando capisci che c'è un'orchestra per tutto vincono sempre i buoni. È una sfida per tutti noi ogni partita, l'obiettivo è di migliorare ogni giorno, di migliorare ogni partita, l'obiettivo sarebbe riempire questo palazzetto e cercare di fare il massimo con questo gruppo che abbiamo adesso. Che Secondo me, anche se sono ultimo arrivato proprio alla fin fine, è un gruppo speciale, ci sono ragazzi eccezionali eh, e abbiamo un coaching staff incredibile, quindi eh, per non fare nessuna promessa eh, godiamoci questi quattro mesi e facciamo il nostro massimo eh, con il sostegno più grande possibile e con il nostro palazzetto. Più pazzo d'Italia nei prossimi mesi, specialmente playoff. È vero o no? È vero, uh, la pagina più bella si deve ancora scrivere, quindi la, possi possiamo continuare a, a vivere, a, a, a scrivere pian piano e vediamo se Verona sarà una delle pagine più belle. <laughs> Il basket per me è un amore.